interventi in caso di bombe d'acqua, allagamenti, ricerca di persone disperse e per la messa in sicurezza del territorio. Sono stati diversi gli scenari che lo scorso fine settimana hanno visto impegnati in distinte esercitazioni 110 volontari e volontarie della protezione civile nell'ambito territoriale ottimale. Alto 7, Alta Pianura, sabato a Tiene e domenica a Fara Vicentino. Coinvolti gruppi e associazioni di 12 comuni: Tiene, Sandrigo, Carrè, Chiuppano, Zugliano, Fara, Marano Vicentino, Due Ville, Malo Sarcedo e Salcedo e Villa Verla. Sotto il coordinamento del gruppo di volontari tienesi. Coinvolti anche la sezione di Tiene dell'Associazione Radio Amatori Italiani e il Comitato di Tiene della Croce Rossa Italiana. L'esercitazione ha attestato la presenza anche dell'assessore regionale Giampaolo Bottaccini e dei tecnici della Protezione Civile Regionale, la tempestività della risposta e l'efficacia dell'impiego dei sistemi di gestione della criticità a livello locale negli ambiti comunali e distrettuali. Sono stati così messi alla prova l'autonomia, l'efficacia e l'operatività dei volontari, con la simulazione di casi che purtroppo non sono infrequenti. Diversi gli scenari proposti per esercitazioni di quest'anno. I volontari devono affrontare e gestire le situazioni simulate del soccorso ad un infortunato con sgombero della viabilità da alberi caduti, il monitoraggio e il rialzo di argini per il rischio di esondazione, la ricerca di una persona scomparsa lungo le sponde del torrente Astico, la realizzazione di una coronella di sacchi di sabbia per la delimitazione e conferimento di un fontanazzo, con il successivo svuotamento con utilizzo di motopompa, il tracciamento di un campo e il montaggio di una tenda per l'accoglienza di persone sfollate dalle abitazioni a causa di eventi atmosferici eccezionali e il confezionamento manuale di sacchi di sabbia.